Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati alla nostra trasmissione che oggi approfondisce il tema del turismo, perché ormai siamo alla vigilia della stagione estiva e siamo soprattutto alla vigilia di un grande evento di promozione del turismo estivo in Abruzzo, che è l'Open Day Summer abruzzese. Ci siamo lasciati con l'Open Day Winter, di cui ci siamo occupati appunto qualche mese fa per promuovere le caratteristiche tutte singolari che la nostra regione offre per il turismo invernale, ma ce ne sono altrettante che rendono attrattivo il prodotto turistico abruzzese anche d'estate. Per fare tutto questo c'è un progetto, un'idea della regione che si sta sviluppando operativamente proprio in questi giorni per giungere poi all'appuntamento di quello che è un Open Day al singolare in quanto marchio di comunicazione, ma saranno Open Days plurali per quel che riguarda lo svolgimento di più di 100 eventi in più di una settimana, 9 giorni sostanzialmente, che vanno dal 27 maggio al 4 di giugno. Che cos'è l'Open Day come concetto, come filosofia? Che cosa sarà nella pratica operativa per gli addetti ai lavori del turismo e soprattutto che cosa può essere per voi che ci seguite anche da fuori Abruzzo, ma anche per tanti abruzzesi che vogliono conoscere altri territori del nostro bellissimo Abruzzo, tutto ciò che può rappresentare in termini di opportunità e di eventi lo scopriremo in questa trasmissione. Qui abbiamo invitato Claudio Ucci, buonasera Ucci, che è esperto, rappresenta il mondo delle DMC, che sono i soggetti protagonisti dell'organizzazione anche dell'Open Day, ma anche di tante altre cose, e poi le due principali associazioni degli imprenditori del turismo, delle piccole e medie imprese del turismo che sono sul nostro territorio. Io ringrazio Gianmarco Giovannelli di Confcommercio, per alberghi in questo caso, e anche per quanto riguarda Confesercenti, Lido Legnini, buonasera Legnini, che appunto rappresenta i vertici regionali dell'associazione di categoria Confesercenti. Allora io inizierei spiegando brevemente, perché poi sentiremo anche insomma il preambolo politico con un'intervista all'assessore Lolli, però operativamente con Claudio Ucci, per i pochi che non lo sapessero, che non avessero vissuto insomma questa esperienza invernale, che cos'è, riproposto in estate, l'Open Day in Abruzzo in termini di evento? È una grande festa, io penso che la dobbiamo cominciare a chiamare così. È una grande festa che si prepara ad accogliere i turisti e far assaggiare ai turisti tutto quello che si può fare in Abruzzo. In generale tutto quello che si può fare in Abruzzo, in questo caso nel periodo estivo, quindi tutto quello che succede praticamente fino alla fine di settembre e che può succedere, quindi cosa si può organizzare, cosa si può venire a provare. E l'altra poi sarà con l'altro Open Day Winter, dove parleremo di quello che succede per il periodo invernale. E cosa realmente succede? Prima di tutto c'è una mobilitazione importante da parte degli operatori. Gli operatori, soprattutto in questa edizione, perché alla scorsa edizione la regia era totalmente regionale, in questo momento c'è una regia condivisa con le DMC, e questo per far sì che gli operatori possano essere un po' anche più attori di quello che si deve organizzare. E quindi quando parliamo degli operatori parliamo del territorio in sé e in tutte le sue sfaccettature. È importante l'albergatore, la struttura ricettiva, il ristorante, ma è anche importante l'associazione culturale, sportiva e quant'altro. Infatti, poi magari lo facciamo più avanti, gli eventi sono veramente tanti e sono tutti molto ben motivati nei vari territori. E esce fuori quella che poi è il tipo di turismo e di vacanza che noi vorremmo vendere. Ecco, c'è una fase promozionale che è in corso proprio, è iniziata il primo maggio in qualche modo, con l'inizio del mese, in una, diciamo, una vetrina che il primo maggio, la più grande che c'è in Italia, quale poteva essere, quella di Piazza San Giovanni con il concertone. C'è stata, adesso vedremo anche le immagini che Danilo Cinquino ci propone dalla regia, un'esibizione del saltarello che però insomma aveva una sua logica proprio per promuovere appunto un aspetto emozionale del nostro turismo, per chi non conoscesse insomma anche le nostre tradizioni. Ecco, Ucci, che era presente, ci racconta un attimo anche quali sono stati diciamo gli input comunicativi per questa campagna che insomma, l'ha vista un po' tutto il mondo. Ma devo dire sì, assolutamente emozionante, ma la cosa più bella è che siamo stati la novità
del concerto del primo maggio. Abbiamo portato il Salterello come tradizione, ma soprattutto come progetto musicale e anche di ballo, ma comunque è fondamentalmente legato alla musica del Salterello. E abbiamo finalmente, dico, un gruppo di ragazzi che lavora da diversi anni e che oggi ha avuto il coraggio in questo momento di uscire all'esterno e c'è un progetto musicale sul Salterello che è entusiasmante perché c'è una revisione adeguata anche di quella che è la proposta della musica folcloristica, ma anche altre cose che vedremo più avanti, andando avanti. Si pensi, ed è inevitabile, alla fortuna che ha avuto la Pizzica per rilanciare il turismo in Puglia, agli inizi. Noi avevamo questo tesoro e finalmente ci siamo accorti, un po' tardi, ma insomma. Bene, io qua faccio un annuncio, sì, che è importante. L'1, il 2 e il 3 a Teramo si celebra in qualche modo il Salterello. L'1 e il 2 con una serie di contest legati veramente a quella che è la tradizione, che si ripete, e con scuole di ballo, la possibilità di imparare i passi del Salterello. Il 3 di giugno a sera, penso intorno alle 10-10 e mezza inizierà il concerto, un po' tardi perché so che ci sono le finali di calcio, sì, ma insomma ci sarà. Ma la notizia più bella è che il Salterello e la Pizzica si sposano in questa occasione, quindi nasce una sorta di gemellaggio tra noi e la Pizzica, e quindi verrà anche l'orchestra a suonare quella sera, verrà anche l'orchestra folcloristica della Pizzica. Lei ha citato uno soltanto dei, pensate, 100 eventi che si svolgeranno in Abruzzo, sì, in questi 9 giorni, 100 e più eventi. Sì. Dove si può sapere quando e dove si svolgerà? Beh, c'è un sito. Il programma è già pronto? Sì, il programma è pronto, è in progress chiaramente, man mano che vengono chiusi i vari eventi. Devo dire che l'evento è stato, insomma, organizzare 100 eventi sul territorio è un lavoraccio, no? Quindi anche per cercare di comunicarli al meglio. E c'è un sito che si chiama opendayabruzzo.it e quindi andando sul sito si trovano tutte le indicazioni. Anche per prenotarsi? Anche per prenotarsi, a partire dal 12 di maggio ci sarà la piattaforma per potersi prenotare. Che ha funzionato benissimo anche per la pandemia. Ha funzionato bene l'altra volta, con una serie di problematiche, ma soprattutto di approccio dovuto anche agli operatori, per cui per quello che ci interessava ha funzionato tecnicamente. In termini di numeri ritengo che funzionerà molto bene questa volta. Benissimo. Ci aspettiamo grandi numeri. Noi abbiamo dato soltanto pochissime delle indicazioni su quello che sarà questa settimana prolungata, diciamo, perché molte altre le daranno anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, ma prima di tutti l'opinione del presidente della giunta, cioè del vicepresidente della giunta regionale e da pochissimo assessore al turismo, quindi diciamo che lo dirà lui stesso, ha preso questa situazione in corsa, Giovanni Lolli. Qualche considerazione, diciamo, di ordine più generale che ci dà, spiega però già il taglio che avrà il messaggio dell'Abruzzo Open Day Summer. L'intervista a Giovanni Lolli. Allora, l'Abruzzo si prepara all'Open Day, gli strumenti, le attività che sono in corso per affrontare questa importante giornata? Sì, diciamo è un'attività, è una scelta che io ho trovato, io sono diventato assessore da 2 mesi, che era stata precedentemente adottata, era stata già fatta la prima sperimentazione, diciamo, purtroppo in un momento non felicissimo perché ha coinciso il giorno con il secondo evento sismico drammatico, e adesso si fa questa ulteriore iniziativa, sarà un'iniziativa, adesso vediamo l'esito che darà, io diciamo cerco di lavorare sempre in maniera scrupolosa, cioè voglio vedere i dati, quindi noi investiamo un po' di soldi, poi insieme verificheremo e li metteremo, diciamo, a disposizione di tutti la verifica di quanto iniziative di questo genere poi hanno una ricaduta in termini di maggiore attrattività del nostro territorio. Certamente il momento è quello che è, perché non è che tutto quello che ci è successo in Abruzzo è passato senza conseguenze, noi abbiamo avuto un calo di presenze e un calo di prenotazioni veramente molto molto forte, noi e le altre regioni limitrofe, in particolare l'Umbria e le Marche. E naturalmente adesso rimontare, diciamo, quanto è stato perduto per
quella doverosa informazione che i mass media hanno dato, ma che però diciamo, ha prodotto un effetto di un'idea che qui in Abruzzo sia tutto una catastrofe. Adesso noi sappiamo benissimo, vivendoci, che non è così e che diciamo, le legittime preoccupazioni sono ampiamente superate dal fatto che fondamentalmente tutto il tessuto dell'ospitalità abruzzese è un tessuto sano, saldo e tutelato. Ecco, per fare questo però noi stiamo utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo. Non basta fare qualche spot, c'è un meraviglioso spot, forse lo vedrete, per le quattro regioni, ringraziamo la RAI che l'ha messa a disposizione, ma soprattutto noi stiamo operando sui programmi di maggiore approfondimento. Hanno fatto tre intere trasmissioni in linea verde molto efficaci, adesso ci sarà linea blu che farà un servizio dedicato al mare abruzzese. Noi dobbiamo fare in modo che si conosca questa meraviglia che è l'Abruzzo. Poi chiunque ci viene, io cito sempre questo, adesso lo faremo anche pubblicamente, siccome io mi occupo anche di imprese oltre che di turismo, me l'ha fatto venire in mente l'amministratore delegato della Honda, il quale mi diceva: fai parlare i giapponesi che vengono a lavorare nella mia azienda e che rimangono 2 o 3 anni in Abruzzo. Quando se ne vanno, se ne vanno con una tristezza enorme, perché poi vivere in Abruzzo, stare in Abruzzo è piacevolissimo, è bellissimo, è straordinario. Questo noi dovremmo trasmettere, siamo una regione autentica che ha un suo profilo. Infatti la scelta che io ho fatto con i miei collaboratori è di puntare al cosiddetto turismo attivo, che è una procedura, diciamo, un atteggiamento del turista molto in grande crescita e che mostra, diciamo, l'idea che uno va in un posto non solo per riposarsi, va in un posto anche per interagire con quel posto, per fare delle attività. L'Abruzzo è vocatissimo per fare questa attività, cerchiamo di piano piano di ricostruire la nostra immagine e soprattutto però poi di ricostruire i servizi, perché poi la gente quando viene qui vuole vedere una natura bella, vuole vedere le potenzialità che abbiamo, vuole mangiare bene, però vuole trovare servizi all'altezza e non siamo ancora diciamo, all'altezza di quello che dovremmo fare. Bene, mi sembrano considerazioni interessanti e anche piuttosto franche da questo punto di vista, ecco, subito credo anche stimolanti per quelle delle associazioni di categoria. Gianmarco Giovannelli, appunto, parlava l'assessore Lolli, insomma, di una situazione che non va nascosta, di difficoltà dovuta anche a un'immagine eccessivamente distorta di quella che era, insomma, che è la situazione attuale della nostra regione. Però ci sono i segnali, questo Abruzzo Open Day è un segnale, credo che credo innanzitutto voi per primi come operatori vogliate dare rispetto al mercato globale con le sue difficoltà e con tutti i problemi che abbiamo vissuto. Ma è chiaro che il progetto Open Day è un progetto che ha visto tutte le forze in campo per cercare di ribadire un concetto fondamentale della nostra regione, ma soprattutto l'emergenza e la necessità di mettere al centro, come dire, un messaggio positivo, soprattutto un messaggio chiaro rispetto a quella che può essere invece una situazione che spesso viene generalizzata magari da molti mass media nazionali, cercando di mantenere invece una parentesi abbastanza negativa, seppur preoccupante, rispetto a quello che potrebbe essere una vacanza in Abruzzo. Questo è un messaggio che noi abbiamo voluto sfatare immediatamente grazie a una serie di iniziative. Il video che abbiamo presentato oggi è chiaro ed è lampante come messaggio diciamo di vacanza attiva, ma anche di dinamismo che la nostra domanda continua ad apprezzare, tant'è che comunque, grazie a Dio, la percezione che gli operatori hanno in Abruzzo in questo momento è la percezione comunque di una domanda attiva che si informa, che chiama molte volte, spesso e volentieri conferma, c'è la riconferma della domanda tradizionale, che è un messaggio positivo anche di riconoscimento rispetto a quello che è la qualità umana e ricettiva delle nostre attività. Chiaramente le iniziative sono varie e comunque sono esperienze emozionali disegnate intorno a località centrali del nostro turismo regionale, dalla costa, quindi partiamo da Vasto fino alla, diciamo, alla costa pescarese, ad arrivare fino alla costa teramane ed in Val Vibrata. Ovviamente ci sono iniziative interne dedicate anche allo sport, all'enogastronomia, alla natura, che poggiano oggi un club di prodotto in crescita costante fino ai borghi e fino alla montagna, dove comunque avremo modo di poter far apprezzare il calendario nella sua interezza e nelle sue specificità.
Oggi noi vogliamo dare questo messaggio, soprattutto grazie anche a questo credo che si sta rafforzando intorno alla legge 15 e alla costituzione delle DMC, quindi queste reti di impresa miste che saranno il fulcro della programmazione del territorio e della programmazione dell'economia turistica della nostra regione. È una legge che è stata approvata da un governo regionale ed è stata individuata e proposta da quello precedente, una collegialità ed una anche unanimità politica che è un segnale importante rispetto ad uno sviluppo che si sta iniziando adesso e rispetto ad un assestamento che io penso sia ormai passato. Stiamo semplicemente oggi raccogliendo i primi frutti di grandi sacrifici che sono stati fatti negli ultimi 4-5 anni, ma soprattutto nel creare un nuovo modus operandi di concezione, di programmazione e di attuazione di programmi sull'economia turistica che veramente coinvolgono la piattaforma delle realtà locali e delle realtà più importanti abruzzesi, a partire dall'indotto e a partire anche dall'elemento datoriale che non è da sottovalutare e soprattutto a partire dagli enti che insieme questa volta probabilmente scelgono presto e meglio le strategie che servono e che sono fondamentali per la domanda e per gli operatori. Ecco, Lido Legnini, stiamo vedendo delle immagini meravigliose, l'Abruzzo, la sua bellezza la può comunicare con grande facilità, vedremo tra poco anche un altro bellissimo spot, quello sul mare, proprio delle zone di cui insomma, gli operatori sono quelli che insomma, attendono molti risultati, soprattutto alla costa del Teramano da quest'estate, come Gianmarco Giovannelli, c'è uno spot inedito che proporremo in televisione per la prima volta tra poco, ma appunto, la sfida a cui richiamava tutto il turismo abruzzese Lolli nella parte finale delle sue considerazioni è quella di riuscire a realizzare un sistema di servizi che poi accompagnino questa bellezza, che supportino questa bellezza, che renda la nostra regione una regione all'altezza. Cioè, si tratta di superare insomma, difficoltà che sono note da tempo e probabilmente da questo punto di vista proprio questi eventi concentrati in 9 giorni dell'Open Day rappresentano quella che per le aziende sarebbe una sorta di stress test dal punto di vista diciamo, di sapersi organizzare, una sorta di prova generale che insomma, rappresenta anche la possibilità di un approccio, di un primo approccio col turista che poi deve saperci tornare oltre che vivere una volta questa esperienza. Siete pronti? Ma sì, io credo che come dire, bisogna aprire un laboratorio. Io ho apprezzato molto le parole dell'assessore. Tra l'altro è un comparto, è un settore questo che negli ultimi anni, non solo negli ultimi 3 o 4 anni, ma addirittura se guardiamo i dati e quello che è successo negli ultimi 10 anni, ad esempio uno dei tanti dati è che 15 anni fa c'erano la metà delle strutture turistiche odierne, poi è vero, si è sviluppato quasi esclusivamente l'extra alberghiero, se andiamo a vedere i posti letto in più parliamo solo di un più 40%, però nel mentre c'è stato il web, c'è stato un nuovo modo di sia organizzare sia comunicare il turismo. Allora io penso che sia arrivato assolutamente il momento in qualche modo di aprire un laboratorio di idee per modernizzare partendo dagli operatori. Noi siamo rappresentanti degli operatori ma non vogliamo assolutamente tirarci indietro, cioè siamo il front office del turista, siamo quelli che poi dopo stanno sul campo ed è indubbio che al di là di tutto quello che possiamo rivendicare da un punto di vista anche sindacale, se mi permettete, nei confronti delle amministrazioni pubbliche bisogna partire ecco, da noi stessi. Allora si è sempre parlato come dire, di formazione, che cos'è la formazione, oppure di accoglienza. L'accoglienza è un concetto assolutamente importante che non riguarda esclusivamente chi in quel momento parla con il cioè riceve il turista, ma riguarda un po' tutto il territorio, tutti i settori, perché poi il turista esce dalla struttura alberghiera o extra alberghiera e gira e incontra l'operatore mercatale, incontra le persone, va nel bar ed è lì che anche si forma un'opinione rispetto è un problema diffuso, non riguarda soltanto l'imprenditore turistico. Quindi
Cosa significa formazione nell'ambito del turismo? Ecco, su questo probabilmente bisognerebbe aprire, oppure informazione turistica. Noi, la Regione sta, come dire, riflettendo su questo, ha messo su delle azioni rispetto ai classici punti di accoglienza turistica. È sufficiente? Bisogna fare un passo ulteriore? Io credo di sì. Oggi, se un turista viene in una città, ad esempio, probabilmente ha tanti modi, tanti luoghi dove prendere informazioni e ricevere quello che, di cui ha bisogno, insomma, di tutto quello di cui ha bisogno. Ecco, allora probabilmente bisognerebbe riflettere su una rete diffusa di accoglienza e informazione turistica. Per non parlare del web, ma su quello possiamo anche approfondire dopo, ma certo. Indubbiamente ci sono alcune esperienze nate in questi anni in modo spontaneo, come spesso succede un po' in tutti i comparti sul web, alcune esperienze assolutamente positive, insomma, la fotografia è stato uno degli strumenti che ha aiutato questa regione a veicolare le proprie bellezze. Certo, assolutamente. Io metterei anche, per esempio, lo sviluppo dei droni nelle immagini, nella documentaristica, che insomma credo sia un aspetto che poi vedremo valorizzato proprio in uno scenario naturale suggestivo come il nostro. Stiamo vedendo delle immagini, appunto, di vari documentari che riguardano l'Abruzzo. E appunto questo è ciò che l'Abruzzo offre in termini di bellezza, non basta da sola, ne parleremo dopo la pubblicità e dopo la pubblicità riprenderemo in maniera proprio riallacciarci su questo filo conduttore con la visione dello spot dell'Abruzzo Open Day Summer che rappresenta la sintesi comunicativa di quello che stiamo dicendo e che svilupperemo ancora con i nostri ospiti e i nostri telespettatori. A tra poco. Questo è lo spot molto bello, a ognuno il proprio giudizio rispetto alla qualità appunto a cui facevamo riferimento degli scenari che insomma sono assolutamente suggestivi, però io credo che quello che emerge e si vede subito è il messaggio comunicativo, che è quello appunto non di una regione cartolina, ma degli uomini all'interno di una regione. Le attività che l'uomo può svolgere in Abruzzo nel vivere questo periodo di vacanza, appunto, la vacanza attiva, questo credo sia il concetto che per l'estate l'Abruzzo propone come idea generale su cui puoi declinare tutte le varie esigenze del turismo, a cui la regione, sia per quanto riguarda il mare d'estate che la montagna d'estate, credo non abbia concorrenti da temere, Ucci. Direi assolutamente no. Abbiamo delle cose molto molto esclusive. Io parlare di tutti gli eventi sono 100, perderemo la trasmissione per catalogarli tutti. Però abbiamo già detto che sono sul sito e sì, man mano si aggiorneranno. Assolutamente. Ci sarà una scoperta. Là si vedrà. Abbiamo però delle cose che io vorrei portare all'attenzione. Allora, una cosa che secondo me è la più bella la dirò alla fine, nel senso più bella per l'iniziativa che nasce e che riteniamo si dovrà ripetere negli anni e poi vi diremo, ma ad esempio abbiamo una crescita importante di Calalenta, Calalenta che è sostenuta da Slow Food e oramai in modo concreto anche dagli operatori, e sarà una bellissima esperienza, sta ricevendo già molte richieste e quindi scoprire il mare attraverso i trabocchi e i territori e le persone del territorio, quella sarà la cosa molto bella. L'altra si chiama, pari a Calalenta, si chiama Transumanze, e quindi non stiamo ancora a fare gli itinerari della transumanza, ma parliamo del fatto di celebrare la possibilità di ripercorrere sì quelle strade, ma di fare anche delle esperienze. Per cui insieme a Slow Food abbiamo studiato
il modo per mettere in evidenza, diciamo, i presidi che risiedono già su quei territori. E poi ci sarà di tutto, dalla festa medievale dedicata alla pecora, a un giorno da pastore, alla cavalcata, alle azioni fatte con il bike, piuttosto che una cosa che sarà molto simpatica, che sta riscontrando molta attenzione, ci saranno dei ragazzi che scaleranno le case di Rocca da Calascio. E le scaleranno anche la torre, sarà un'attività molto simpatica, bella, che potrà essere fatta anche dai turisti, si stanno preparando. E sotto questo punto di vista altre centinaia di piccole iniziative che avvengono con scuole di cucina, slow tourism nel vero senso della parola, perché ci sono degli itinerari da passeggiare e non da praticare con uno sforzo fisico. E l'altro è che cominciano ad arrivare eventi sportivi dedicati ai giovani, sono tanti. Abbiamo cercato proprio di metterli insieme, di farli ragionare e così via. Si racconta di briganti, si racconta di storia, si racconta di archeologia. Abbiamo il primo spettacolo di reenactment dedicato alla vita romana, succederà a Corfinio. E vi invito ad andare a cercare. Abbiamo una serie infinita di manifestazioni che si legano a Ovidio, ad esempio. E quindi e così via, perché poi su ogni territorio c'è una cosa. L'altra cosa bella che è stata fatta, già l'anno scorso, ha avuto un successo incredibile, si chiama Cantieri Aperti, cioè creare un turismo che si leghi alla ricostruzione. È un turismo spesso tecnico, perché si vengono a vedere le tecniche che stiamo applicando, ci aprono i cantieri. Questo lo stiamo facendo insieme a Officina L'Aquila e a Lance, e devo dire che quest'anno la richiesta è ancora più alta. Prima ancora bisogna dire che L'Aquila sta attraversando un momento, credo che poi i sociologi del turismo credo studieranno in futuro, perché si è passati adesso dal turismo delle macerie, che è stata la prima fase, insomma, di persone, al turismo della ricostruzione, al turismo della bellezza che rinasce. Che è tanto è vero che siamo diventati un caso per l'università. Non le nostre, un'università di Milano molto famosa, che sta cominciando a fare uno studio su come stiamo gestendo questa ricostruzione, ma anche far vedere come la ricostruzione può diventare una scoperta, soprattutto, perché all'Aquila sta succedendo questo. Quello che si sta ricostruendo sta portando alcuni palazzi, alcune chiese all'attenzione degli stessi aquilani, che oramai ne avevano fatto un'abitudine, e oggi rivederli a nuovo per loro è il massimo. Però là succederà anche una cosa bella: la sera ci saranno invece spettacoli dentro i palazzi già ristrutturati, e quindi c'è la possibilità di apprezzare, come dici, tutte e due. Arriviamo al paradosso che persino per un aquilano può essere stimolante iscriversi online ad un evento turistico che si svolge nella sua città. Sì. Diciamo, questo è, diciamo, lo spirito particolare dell'Open Day. Stiamo provando a fare anche questo. Che non è rivolto, quindi, come vedete, soltanto ai turisti che vengono da fuori, ma anche agli abruzzesi, per far conoscere altri pezzi bellissimi del loro Abruzzo. Ecco, guardate che cos'è San Bernardino di notte, con le luci nuove. Spettacolare. Cioè, è una cosa quasi commovente nella sua bellezza. Mi sento anche di segnalare quello che sta succedendo su un'area che in Abruzzo insomma, è stata sempre un po' da parte, che è tutta la parte del Fucino. Nel Fucino è scattata sull'arte, sulla cultura, sulle tradizioni, proprio sono scattate delle molle che stanno portando turisti in continuazione. Abbiamo avuto uno speciale fatto sulla strada dei Briganti da Sante Marie, e devo dire che a livello nazionale lo scoppio è stato immediato, stanno chiedendo informazioni, tecnicamente è stato molto bello fare questo con un asino che seguiva con i viveri, non per farlo a cavallo all'asino, si fa a piedi ma con l'asinello che ti segue.
e questo l'ha fatto diventare un'avventura, uno storytelling importante. Bene, io come dicevamo potremmo fare una trasmissione intera soltanto per presentare quello che c'è. Poi però voglio tornare al punto centrale dell'estate, che poi è il mare. E allora sul mare... che ti interrompo io, sì, perché quest'anno l'apertura di Open Day ha due, diciamo, grandi eventi per quello che mi riguarda. Il 27, va bene, c'è Cantine Aperte e noi... diciamo ringraziamo il fatto che esistano perché muovono persone e quest'anno cerchiamo anche di fare meglio per far diventare Cantine Aperte un modo per dialogare turisticamente di più, per far rendere conto anche ai nostri imprenditori che quello è un patrimonio. L'altro è legato alla Festa del Mare, questa è la grande novità, ci sarà la Festa del Mare. Quindi a Giulianova il 27 si svolgerà la Festa del Mare. Su quello che succederà quel giorno, succederanno tante cose, io dico tante cose anche molto interessanti. Stiamo lavorando alacremente anche con l'assessore per far sì che sia veramente un bel evento. Bene. Lui ha solo già annunciato che viene in linea blu per fare. Però, ma ci sono poi tanti attori. Il terzo attori. Ce lo riserviamo per dopo, però visto che siamo in mare, in spiaggia, per introdurre Giovannelli, gli facciamo questo regalo, perché questo è un regalo di questa mattina. È pronto da stamattina questo spot, Claudio Ucci? Appena stamattina. Allora lo vediamo insieme ed è, fa parte appunto di una campagna comunicativa sul mare Abruzzo. Vediamo insieme, poi vediamo che ne pensiamo. I've had enough of this day. It seems to me that everything has gone so fast these days. It feels like I've missed the boat. Please come my way. I will need your help. I think it's time to get out of my everyday life. Beh, Gianmarco Giovannelli, io vedo un'espressione soddisfatta, vuol dire credo che si sia resa un po' l'idea di quello che è il mare degli amori dei nonni, ormai quasi dei nipotini. Io un mare da vivere con il cuore. Personalmente il ragionamento che faccio da un po' di tempo, io sono di Alba Adriatica, sono di Alba della Val Vibrata, quindi inizia il mio percorso con Alba Tour tanti anni fa. Questo è l'esempio, io volevo far riflettere su questo, questo è l'esempio degli stimoli positivi che la rete ha creato in questi anni, della voglia di mettersi al lavoro per cercare di trovare quelle soluzioni migliori, sempre migliori, insieme. Io ringrazio l'Associazione Albergatori di Tortoreto, Presidente Mariella Sguerrini, Associazione Alba Tour, Alba Adriatica, Presidente Giancarla Stipa, Martin Tour, Martin Sicuro, Presidente Amedeo Corsi. La DMC ha cercato semplicemente di mettere loro a disposizione delle opportunità, dei momenti di riflessione, degli stimoli, ma il lavoro che loro hanno fatto fa capire che probabilmente questo fatto di analizzare separatamente in maniera analitica i territori e le destinazioni ha portato simultaneamente e spontaneamente a lavorare insieme per produrre in un momento anche come questo, che è storicamente un po' particolare, perché l'Abruzzo, Teramo, una serie di situazioni che si sono incontrate anche in maniera abbastanza ansiosa e preoccupanti, hanno portato a guardare il bicchiere mezzo pieno, hanno portato tutti quanti a dire ragazzi partiamo, a fine agosto ci siamo incontrati con le associazioni, anche devo dire coinvolgendo Giulianova, che comunque fa parte della DMC Adriatica, abbiamo cercato di sollecitare una serie di iniziative e tra l'altro, non so, sono andati a fare promozione al Vinitaly, ora andremo a Ravenna in una fiera importante dell'energia e dell'ambiente, tema che per noi è fondamentale nella programmazione del territorio, anche lì per anticipare eventi che hanno portato l'Abruzzo ad essere noto per effetti abbastanza negativi e direi anche autolesionistici da una consuetudine
ordine decennale, se non di più, che probabilmente ancora qualcuno immaginava di poter mettere polvere sotto i tappeti. Oggi la tela di Penelope è finita, da stamattina che dico questa cosa, ma mi è venuta come metafora positiva, cioè basta fare la tela al giorno e sfasciarla la notte. Gli attori sono tutti gli operatori, sì. Le porte sono aperte, le DMC sono reti pubbliche e private che producono queste reazioni, producono la voglia di lavorare insieme. Non c'è nessun esempio, direi anche in Italia, tra pubblico e privato che ha portato a produrre momenti e situazioni come queste, le quali coincidono con calendari particolarmente difficili della nostra terra o della nostra storia, ma che probabilmente hanno stimolato la creatività, ma anche il desiderio sincero di lavorare insieme e di prendere consapevolezza che questa è l'unica priorità a cui dobbiamo tendere. Stiamo vedendo un sacco di bellissimi campanili, però forse questi campanili nel turismo si stanno superando. Ma insomma, assolutamente. Di quello che abbiamo visto nello spot. Pensiamo anche allo spot nazionale delle regioni colpite dai tragici eventi che si sono messe insieme. Insomma, siamo proprio in controtendenza rispetto, mi viene da dire, alla politica nazionale in cui c'è questa spinta al proporzionale. Qua invece stiamo cercando di fare le coalizioni. Le coalizioni funzionano nel turismo, Legnini? Assolutamente sì. Il turista non conosce campanili, il turista può conoscere una destinazione che è l'Abruzzo, dopodiché dipende da noi superare questi steccati e organizzarci al meglio. Ovviamente bisogna alzare la professionalità di tutti, soprattutto di chi in qualche modo da un lato deve organizzare i servizi e dall'altro deve fare promozione. Allora il campanile, più che il campanile, il territorio. È chiaro che se noi dobbiamo organizzare l'accoglienza e il servizio in quanto tale, che può essere la mobilità piuttosto che, come dicevo prima, l'accoglienza, probabilmente come dire, una rete su un territorio ha un significato. Se parliamo di promozione, dal mio punto di vista, anzi a volte è insufficiente anche solo promuovere l'Abruzzo, quello che si diceva prima sullo spot fatto insieme alle altre regioni, ma è assolutamente significativo. D'altronde il messaggio negativo che è passato in quei giorni tragici di gennaio era terremoto nel centro Italia, disastro nel centro Italia, per cui come dire, si va anche oltre i confini regionali. Allora la promozione, soprattutto io penso, ecco, per intercettare nuovi mercati, va fatta in modo assolutamente sinergico con un canale unico che in qualche modo metta dentro tutti e che però insomma tenda al raggiungimento dell'obiettivo. Bene, allora ci fermiamo per l'ultima pausa, dopodiché chiuderemo parlando anche di qualche aspettativa concreta rispetto alla stagione che sta per avviarsi. A tra poco, linea alla regia. Rieccoci in studio, stiamo parlando appunto dell'Abruzzo Open Day Summer, dei tantissimi eventi e dei tantissimi stimoli a varie tipologie di turisti per insomma, la scelta della nostra destinazione. Tra questi c'è anche un evento con il quale, uno dei tantissimi, vorrei sollecitare insomma, anche a qualche anticipazione Claudio Ucci, che si riferisce alla musica, perché insomma, questa regione sta tornando insomma, anche al centro di importanti eventi artistici, musicali, a Pescara i concerti che vengono fatti in alcune date strategiche, ormai stanno diventando anche questi degli appuntamenti abitudinari, e in questa insomma, fascia di turismo magari mordi e fuggi, magari di ragazzi che però comunque vengono per un evento musicale, anche qui Abruzzo Open Day Summer offre una situazione musicale molto particolare, una kermesse che abbiamo l'onore di ospitare nel nome di un grande artista abruzzese. Parliamo di, io lo chiamo pigro simpaticamente, perché pigro è il successo più grande di Ivan Graziani, e penso quest'anno è il ventennale, per cui ci sono diversi eventi in Italia,
ma quello più importante succederà a Teramo, ma riteniamo che questo debba continuare. E debba continuare facendo sì che non sia solo un'organizzazione che lo porta avanti come idea, ma che diventi un patrimonio di chi vive quel territorio e un patrimonio anche dell'Abruzzo. Questo vale per lui come vale per tante altre cose, perché è chiaro che c'è il teatro in Abruzzo, sì, c'è il cinema in Abruzzo, c'è la musica classica in Abruzzo. In inverno, insomma, per esempio, grande successo con Francesco Paolo Tosti, con altri eventi dedicati. Infatti, e siamo famosi nel mondo. Siamo famosi nel mondo per queste cose. Quindi io dico, perché non mi voglio dilungare troppo, preferisco dire due cose. Uno, Abruzzo Pendei fa una scelta. Al numero zero abbiamo investito di più sul quello che si chiama offline. E invece per l'Open Day Summer stiamo cercando di concentrare la maggior parte della comunicazione sul online, quindi passando per i social, per interventi, per banner e quant'altro, che ci permettono di arrivare più velocemente all'utente finale. Vediamo come va. È anche questo, insomma, Open Day è una situazione che va in progress, quindi stiamo cambiando anche alcune formule. L'altra, che mi è stata proprio chiesta da un cittadino l'altro giorno, io ero in una riunione a Casal Bordino e una persona mi ha detto: ma per favore organizzate qualcosa per far conoscere l'Abruzzo agli abruzzesi, perché io stavo raccontando una cosa di Teramo e dell'Aquila, e lui mi ha detto: io a Teramo non sono mai stato, una persona che aveva una settantina d'anni, e io non ci sono mai andato. Dice: ma perché? Non perché non avevo motivo di andarci, ma perché non mi sono mai preoccupato di conoscere l'Abruzzo. Non ci penso. No? E quindi forse questa è un'altra riflessione che io lancio un po' a tutti. E l'altro è che siamo arrivati all'Abruzzo alla riscossa. L'Abruzzo alla riscossa è già successo molti anni fa, circa 30, io direi oramai 40, però insomma, diciamo 30 anni fa sicuramente. E quando l'Abruzzo andava in giro a farsi conoscere, e quindi questo continueremo a fare. Non vogliamo fare le grandi fiere etichettate dove di solito andiamo a passare il tempo cercando di convincere un tour operator a portare delle persone, ma dobbiamo andare ad incontrare le persone, per cui l'orientamento più grande della stessa regione, ma di tutte le DMC, sarà quello di fare B2C, si chiama tecnicamente. Andiamo nei supermercati, sulle piazze, nei grandi eventi dedicati al pubblico, per presentarci e stringere la mano ai nostri futuri turisti. Gianmarco Giovannelli, come si prevede anche insomma, per quel che riguarda il tradizionale turismo estivo abruzzese sulla costa teramana, ma diciamo sulla costa abruzzese in generale, questa estate 2017, sul fronte delle prenotazioni, sul fronte insomma, dei segnali che avete voi di Federalberghi? Ma guarda, ripeto anche a tanti altri tuoi colleghi, noi non abbiamo la possibilità di poter avere una proiezione di statistiche o di numeri attendibili per evitare di essere poco credibili poi nella realtà dei fatti. Bisogna fare un'analisi un po' storica degli ultimi mesi, ma soprattutto dalle vacanze pasquali ai ponti, che comunque preludono in maniera evidente una stagione importante, che è quella dell'estate. Devo dire che Pasqua probabilmente in generale, non come diciamo valutazione media, non è andata meglio di quanto si voleva ci si aspettasse. Diversamente i ponti hanno dato la possibilità di poter ottenere delle soddisfazioni maggiori in una ovviamente valutazione generale. Poi nella zonizzazione è chiaro che c'è chi ha fatto più di quanto si aspettasse o chi evidentemente ha fatto molto meno di quanto si aspettasse. È in crescita esponenziale, lo sappiamo, il turismo verde, è in crescita il prodotto borghi, è in crescita il prodotto esperienziale, ovviamente. La costa è dinamica perché la costa ha questa sua forma di autogestione nella organizzazione pluriennale di iniziative anche di una certa valenza sportiva, ma anche numerica e ricettiva, e quindi c'è la possibilità costante di poter programmare un inizio stagione discreto e direi anche soddisfacente. Per quanto concerne invece questa parentesi di domanda per l'estate, ma io guarda, sinceramente mi auguro che ci sia questo dinamismo
che attualmente molti operatori ci registrano, è un dinamismo che comunque ci fa stare prima di tutto di buon umore, perché è una bellissima riconferma da parte di quella domanda che comunque ha saputo apprezzare la nostra ricettività, e soprattutto anche di una nuova percentuale di turismo che comunque chiede e si informa. Consideriamo che i risparmi domestici nella crisi italiana vengono definiti sempre last minute, e last minute è diventata anche la prenotazione, con delle difficoltà logistiche nella conduzione poi dell'azienda, ma abbiamo sempre mantenuto degli impegni notevoli. C'è ancora un turismo affettivo nei confronti, per esempio, di Martinsicuro, Alta Adriatica, Tortorella, familiare, ma ancora sì, quella della settimana a 10 giorni, ancora. Guarda, resiste. Il passaparola è fondamentale per una fidelizzazione forte. E perché siete competitivi con altri prodotti, con altre zone del paese, con allora, con al, la di, Romagna, che, con al di là che io mi auguro che queste esperienze siano l'inizio di una competitività crescente anche in ordine alla qualità comunicativa e alla qualità dell'accoglienza pubblica, perché noi dobbiamo rivedere tutto il piano viario, le strade, l'accoglienza, gli uffici AT, l'organizzazione di questi uffici, la localizzazione e soprattutto anche la professionalità di chi deve assicurare non due o tre ore al giorno, ma sempre, anche durante le feste e i ponti, l'accoglienza turistica. Qualcuno ancora si illude che probabilmente con due o tre ore al giorno si può dare una soddisfazione all'utenza. Io direi che questa interpretazione ci fa tornare indietro di tantissimi anni, ed è qui, come anche ragionava prima il direttore di Confesercenti, qui bisogna ragionare di formazione, ma di formazione a 360 gradi, dall'accoglienza pubblica all'accoglienza privata, e soprattutto con una grande solidarietà dei funzionari e dirigenti di tutti i comuni e degli enti preposti superiori. Da qui si parte con una rivoluzione culturale seria, dove si impone in maniera studiata e motivata una scelta e una decisione per il bene dell'economia turistica, non per mettere avanti delle opinioni personali o per una banale competizione tra virgolette intellettuale o tout court del momento. Noi dobbiamo ragionare sul territorio, sui servizi, sulla formazione, però volevo integrare pubblico-privata anche quella, perché quando arrivi in un comune, in qualche comune dove è complicato far capire quello che per noi ormai è ovvio. È ovvio per una serie di motivi, perché un'accoglienza sbagliata perde di visibilità e di fidelizzazione nei confronti della domanda, un'accoglienza pubblica sbagliata come un'accoglienza privata sbagliata, in una logica di autogestione sicuramente pubblico-privata, ma anche in una logica temporale di servizio non part-time. Certo. Poi c'è la materia prima, che è appunto il mare, la qualità delle nostre spiagge, su cui anche qui ci sono state informazioni molto molto distorte che sono giunte purtroppo negli anni precedenti. Quest'anno, e questa è la riflessione con cui vorrei interpellare Lido Legnini, ci sono dei segnali positivi rispetto ai primi dati che si riferiscono alla qualità delle acque. Nei prossimi giorni, credo lunedì, avremo le bandiere blu, già si sa che sono state praticamente tutte confermate per quanto riguarda le località della nostra costa. Il messaggio importante è quello che il mare d'Abruzzo è pulito, è bello, e si stanno facendo degli sforzi ovviamente rispetto alla situazione di alcuni fiumi, ma la stagione in Abruzzo è andata bene anche l'anno scorso da questo punto di vista, nonostante appunto messaggi negativi che hanno riguardato singole realtà, una a caso. Quella di Pescara. Noi abbiamo lanciato l'immagine di Abruzzo, regione verde d'Europa, già da tanti anni, tra parentesi, dal mio punto di vista è stato assolutamente un messaggio positivo che ci ha comunque caratterizzati. Dopodiché magari potremmo discutere sulla messa in rete di queste risorse naturali che noi abbiamo, su come organizzarle e magari svilupparle meglio. Quindi abbiamo puntato tutto su questo slogan, e poi ci siamo ritrovati, ahinoi, con problemi
come quelle della balneabilità delle nostre acque, problemi assolutamente insomma, negativi per quanto riguarda i flussi turistici. C'è stata una riflessione, credo anche positiva, spero che insomma, nei prossimi anni si possa mettere mano ad alcune problematiche ormai decennali e annose, come ricordava lei, partendo assolutamente dai fiumi. Sicuramente non deve più riaccadere, perché ormai siamo in un mercato globale ed è vero che il turista cerca servizi e poi una vacanza, come dire, non monotematica, però è anche vero che il mare deve essere pulito, altrimenti le località da poter scegliere non solo in Italia e in Europa, ma addirittura nel Mediterraneo sono talmente tante che questo di per sé vanifica qualsiasi sforzo e qualsiasi azione di promozione che per attirare, per far tornare i nostri turisti. Quest'anno la situazione credo sia migliorata, spero nettamente migliorata. Io credo che anche le segnalazioni che avvengono, purtroppo noi con il web siamo, con i social più che con il web, siamo ancora in un momento direi primordiale, cioè nel senso che a volte non sappiamo usare lo strumento. Ci sono molte fake news, come vengono chiamate adesso. Ed è ovvio che ripetere in continuazione. Allora, se noi, la nostra sensibilità di ambientalisti, chiamiamoli così, o comunque di persone che vogliono che la propria terra sia verde e incontaminata, questa sensibilità, e quindi se noi individuiamo delle criticità, dobbiamo segnalarle nelle sedi opportune, non possiamo rimandare in continuazione immagini o comunque slogan, dibattiti su una questione. E questo è avvenuto anche per la montagna, purtroppo bisogna dirlo, perché anche qui dobbiamo fare chiarezza, cioè nel senso che l'Abruzzo non è una regione pericolosa nelle proprie montagne, è quello che diceva Lolli all'inizio. Assolutamente sì, anche per la montagna, anche se qui ritengo che comunque qualche passo in avanti in più dovremmo farlo, perché gli ultimi avvenimenti non sono del tutto rassicuranti. Questo non significa che c'è pericolosità o quant'altro, però dobbiamo anche qui imparare meglio a tutelare, perché la montagna è un posto bellissimo, però dicevano i miei nonni, insomma, che in qualche modo bisogna stare attenti, perché è amica, ma certo, può diventare anche nemica. Ma questo non è soltanto un problema dell'Abruzzo. Ecco, purtroppo c'è stata una comunicazione che ha indirizzato queste negatività con la nostra regione. Questo è il problema che stiamo scontando, credo, Ucci. Ma sì, siamo diventati attrattivi della sfiga, voglio fare questo, perché è una parola tirata fuori a un incontro che abbiamo fatto a Roma con Giovanni Lolli. Ma io dico questo. Allora, che non significa nascondere la polvere sotto il tappeto, infatti, ci sono tantissime cose che basta organizzarle e regolamentarle. Quindi torniamo sempre al discorso della formazione, quello che dice Lido, io sono d'accordo. Però dobbiamo imparare ad erogare servizi, e questo aiuterà anche a far lavorare meglio i ragazzi che oggi cercano di lavorare il più possibile dando servizi di accompagnatori e quant'altro, che però non riescono a stare sul mercato perché non sono strutturati. Allora il lancio dovrebbe essere anche questo: cominciamo insieme a lavorare per organizzare al meglio l'offerta. Se noi siamo bravi a fare questo, e dico che di questo percorso ne stiamo facendo già un quarto in abbondanza con tutto quello che ci è successo e la responsabilità di cui ci siamo caricati, ma io ieri incontravo la Camera di Commercio dell'Aquila che si rende conto che alcuni servizi vanno strutturati, sentiti, che sul web vanno aiutati gli operatori, non solo dandogli un contributo per stare su Google, Facebook e quant'altro, ma insegnargli come questo si gestisce, non girandolo solo agli amici. E quindi c'è tutto un lavoro da fare. La Regione Abruzzo, siamo riusciti con la Regione oggi, prima di tutto, a creare su tutti i territori una redazione web che fa capo a Visit Abruzzo, e quindi ogni territorio comunica
continuamente tutto quello che sul territorio succede. Abbiamo formato 12 ragazzi per questo e cominciano a funzionare anche loro, e quindi questo è un aiuto. L'altro è quello che quando si lavora su un'idea, su una situazione da voler comunicare, dobbiamo imparare le regole della comunicazione. Le regole della comunicazione ci vuole qualcuno che ce lo venga a insegnare, e perché c'è bisogno di specialisti. Allora c'è già un accordo con l'ENIT per cominciare questa strada, lo avremo con uno dei massimi esponenti in Italia di comunicazione via web, che si chiama Roberta Milano, che oggi ha la direzione web di tutta l'Italia, e che, con cui abbiamo già concordato per iniziare una serie di seminari che ci aiutano a crescere. Perché è lì che viaggiano i messaggi. Nel nostro piccolo facciamo anche con la televisione, oltre che naturalmente con i nostri media, per ricordare a chi si fosse messo in visione, in ascolto di questa trasmissione, è abruzzese o non abruzzese, che cosa succede in Abruzzo in un minuto, Claudio, alla fine di questo mese, dal 27 fino al 4. Che cosa non succede, si sarebbe, ecco, appunto, si sarebbe dovuto dire. Però, no, che cosa succede? Cosa non succede? Non piove. Sono sicuro che non pioverà. Succederà di tutto. Non è importante, questo lo dico ad alcuni che hanno paura degli eventi che si accavallano, ma invece, come ripeto, entrare in un gran parco dei divertimenti dove scelgo l'esperienza che voglio fare. Se impiego più giorni, se ci arrivo solo per un giorno, per due o per 10 giorni, avrò sempre qualcosa da fare. E questa sarà la grande forza. Siamo gli unici a fare un progetto del genere, perché è un progetto molto coraggioso, per cui che se ne dica è veramente molto coraggioso, ma noi vogliamo farcela. Abruzzo Open Day Summer 2017, dal 27 maggio al 4 di giugno, tutto può essere ovviamente approfondito anche online sul sito ufficiale dell'evento, dove ci si può iscrivere per avere la certezza di partecipare ad eventi che non sono soltanto incontri con la bellezza dell'Abruzzo, ma anche con gli abruzzesi e con il loro modo di essere. Grazie a tutti voi, grazie ai nostri telespettatori, la nostra trasmissione torna tra una settimana esatta. Arrivederci.